Hi guys, and welcome to this new video. I'm Irene and today I will explain you how I learn English as well as I can. So I'm sorry for my bad accent, but I'm Italian and I'm trying my best to speak it as well as I can. So let's start with the video. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, hey, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Ciao bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente nel nuovo video dove vi spiego come ho imparato l'inglese. Sì, lasciate stare la intro che ho fatto, ma mi andava di farla. E sì, ovviamente non ho l'accento inglese né americano né quel che sia, però devo dire che comunque me la cavo abbastanza con l'inglese. Più che altro lo riesco ad ascoltare più o meno bene. E tutto ciò è dovuto ad una singola cosa che adesso vi andrò a spiegare durante questo video. So che per molti l'inglese è una mazzata in fronte, praticamente quando dovete farlo a scuola non siete mai sicuri di come lo parlate né di saperlo ascoltare e quindi capirlo. Bene, oggi vi spiegherò come io ho imparato l'inglese, più che altro cosa ho fatto per parlare l'inglese più o meno bene. Innanzitutto inizio col dire che io amo l'inglese e è una passione, insomma, che mi è nata da ormai decenni. Cioè, praticamente mi ricordo che ero piccola così e già mi piaceva l'inglese. Non che adesso io sia cresciuta molto di altezza, ma quelli sono altri dettagli. Perché mi piace così tanto l'inglese? Probabilmente penso sia dovuto al fatto che tutti i miei videogiochi preferiti erano in inglese. Ad esempio GTA è in inglese, Bully Scholarship Edition o comunque Candy's Cane Merit è in inglese e così via. Ci sono una marea di giochi che mi piacciono che sono in lingua inglese. Quindi credo che sia nato tutto un po' dal fatto che appunto i miei videogiochi preferiti erano in inglese e che volevo cercare di capire più cose possibili, quindi da lì che magari è iniziato il tutto. Ho iniziato a studiare inglese alle elementari, ovviamente le solite paroline che fanno tutti, mamma, papà, ciao, il verbo essere, il verbo avere e cose del genere. Devo dire che comunque durante la mia carriera scolastica non ho avuto chissà che insegnanti bravi di inglese, infatti tutto quello che so lo devo più che altro a me stessa, perché appunto dato che mi piaceva mi sono andata ad informare da sola e nel corso del tempo comunque ho sperimentato nuovi modi di apprendere l'inglese, ed è proprio di questo di cui adesso vi andrò a parlare. Se siete degli amanti di serie TV vi consiglio di guardare le serie TV in lingua originale, che la maggior parte appunto è l'inglese. Perché guardare le serie TV in lingua originale? Perché ovviamente se voi le guardate in inglese e andate a mettere sotto i sottotitoli, che magari all'inizio potrebbero essere italiani se proprio non ne capite niente di inglese, poi vi abituerete comunque all'ascolto, quindi innanzitutto migliorerete la vostra pronuncia e associerete quella determinata parola in italiano al significato in inglese. Per esempio vi esce scritto, non lo so, ciao sotto e loro hanno detto hello, e quindi il vostro cervello a furia di risentirlo associerà le due cose. Quindi sì, ho imparato l'inglese usando i sottotitoli nelle serie TV, ma soprattutto ascoltando anche canzoni, giocando, come già vi ho detto, ai videogiochi. Soprattutto le parolacce, quelle le ho imparate proprio da GTA 100-100, le so tutte, ormai è quello il fatto. E comunque potete sfruttare questi nuovi modi di apprendere una lingua. Ad esempio, ve ne avevo già parlato in un altro video se non erro, ma dato che appunto a me piace informarmi su alcune cose, ad esempio in questo momento mi sto informando su come essere più produttiva, sto guardando quei determinati video in inglese, quindi seguo parecchi youtuber americani o comunque parecchi youtuber che parlano inglese. Quindi a furia di vedere video in lingua inglese, ovviamente uno si abitua all'ascolto e riesce anche a comprendere ciò che stanno dicendo nel video. Ovviamente è normale che non potrete capire tutto come se stesse guardando un video in italiano, ma fidatevi che pian piano vi risulterà sempre più facile. Poi diciamoci la verità, ormai nel 2020 l'inglese è la lingua fondamentale, la conoscono tutti, anche chi magari non ha studiato, perché ormai, cioè, come fai a non conoscere l'inglese? Devi conoscerlo per forza, perché qualsiasi parte del mondo tu voglia visitare, almeno l'inglese ti serve per forza. Comunque la mia passione dell'inglese è stata alimentata anche dal fatto che mi piace viaggiare, quindi ovviamente sarebbe stato un po' un problema se mi fosse piaciuto viaggiare ma non mi fosse piaciuto l'inglese, o comunque non l'avessi saputo parlare. Ogni tanto mi vengono anche dubbi in italiano, perché poi facendo il turistico faccio tre lingue, quindi
ogni tanto i verbi scappano, insomma. Quindi, ricapitolando, quali sono i miei consigli per imparare l'inglese? Prima di tutto, fate qualcosa che vi piace in inglese. Quindi, se vi piacciono, come già detto, le serie TV, guardatele in inglese con i sottotitoli in italiano, poi man mano andrete con i sottotitoli in inglese e poi man mano senza sottotitoli. Vi consiglio, magari, se avete già visto una serie tipo, che ne so, Stranger Things, l'avete vista in italiano, rivedetela, ma rivedetela in inglese. Così appunto già sapete comunque più o meno di cosa parla, già conoscete più o meno i dialoghi e non vi sarà troppo un problema guardarvela in lingua inglese. Secondo punto, ascoltate musica inglese, ormai quello lo fanno tutti, e andatevi ad informare però sul significato delle canzoni. Ad esempio, prendete una canzone di Miley Cyrus, sì, Miley Cyrus è l'esempio lampante perché è la mia cantante preferita, per chi non lo sapesse, e andate a cercare il testo della canzone e la relativa traduzione in italiano, così anche vedendo comunque il testo della canzone che vi piace sapete meglio di cosa parla quella canzone e la conoscerete anche in italiano o comunque in inglese, quel che sia. Poi ovviamente se vi piacciono i videogiochi sarete più propensi ad imparare l'inglese perché penserete al fatto, come ho fatto io, insomma, di non dover per forza leggere sottotitoli sotto, ma poter semplicemente giocare al gioco e godervi di più l'esperienza perché comunque capirete qualcosa di inglese e quindi non dovrete stare lì sempre a leggere sottotitoli o magari, se la missione è in inglese, andarla a cercare su Google Translate e cose del genere. E quarto punto, imparate l'inglese se vi piace viaggiare. Purtroppo l'inglese è fondamentale, quindi mi raccomando, mettetevi sotto e imparatelo. Comunque, per imparare l'inglese, per quanto riguarda le nozioni base, quindi la grammatica, potete usare delle applicazioni sul vostro smartphone o comunque anche sul computer, ci dovrebbero essere dei siti del genere. Una tra le tante è Babbel. Babbel lo conoscerete tutti quanti sicuramente perché è famosissimo e tramite Babbel potete imparare l'inglese perché ci sono varie lezioni. Oppure, se volete una risorsa gratuita, YouTube, ragazzi. YouTube vi salva la vita. Ci sono lezioni di ogni tipo, dalla matematica all'ingegneria chimica. Trovate davvero di tutto. Quindi informatevi magari anche su YouTube. Certo, ovviamente non sarà facilissimo da autodidatta, ma se vi mettete con impegno, secondo me, potete riuscirci. Quindi sì, purtroppo, o per fortuna, aggiungerei, ho imparato l'inglese principalmente da sola. E niente, questo era il video su come ho imparato l'inglese, dove vi racconto appunto la mia esperienza di lingua. Ovviamente mi piacerebbe andare a Londra, che tra l'altro ho un quadro lì sopra che adesso non so come farvi vedere in realtà. E sì, mi piacerebbe andare a Londra per praticare ovviamente il mio inglese e per magari avere una pronuncia buona, se non ottima. Anche se per adesso è un sogno ancora lontano. Comunque, il modo migliore per imparare una lingua sarà sempre trasferirsi in quel posto e non c'è niente da fare. Però se ovviamente siete come me e non avete un euro, allora questo è un metodo che potrebbe andare anche bene. Comunque, se volete vedere un video dove parlo per 24 ore solo in inglese, quindi ovviamente anche magari a scuola oppure se esco eccetera, fatemelo sapere qua sotto nei commenti che sarò ben felice di portarvela. Ovviamente farò fatica anch'io perché per quanto possa conoscere l'inglese non è che lo parlo come l'italiano, quindi ci sarà da divertirsi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo video e se anche a voi piace l'inglese o se avete difficoltà a parlarlo o comunque ad impararlo. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, vi lascio un bel pollice in su, commentare e iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto. E noi ci vediamo prossimamente, nei prossimi giorni, con prossimi video. Bella!